Ben ritrovati amici lettori del Risveglio Popolare, non è il consueto appuntamento che annuncia l'edizione del giovedì come ogni settimana, ma siamo qui ad annunciare l'edizione straordinaria di martedì 18 luglio 2023, giorno dei funerali di Sua Eccellenza Monsignor Luigi Bettazzi, deceduto domenica mattina nella sua residenza di Albiano, traslato nella cattedrale di Ivrea. Nella giornata di lunedì 2.500-3.000 fedeli hanno pregato, hanno sostato davanti alla sua bara esposta in cattedrale, e nella giornata di martedì i solenni funerali. Quindi l'edizione straordinaria del Risveglio Popolare è pronta, la trovate in edicola, la trovate in casa vostra, la trovate ovviamente anche qui nei pressi della cattedrale di Ivrea, appunto dove nel pomeriggio di martedì alle 15.30 si svolgeranno i funerali. 16 pagine di commenti, 16 pagine di ricordi, 16 pagine di fotografie recenti e del passato del ministero di Monsignor Bettazzi ad Ivrea, e le condoglianze che vengono dal mondo ecclesiale, civile locale, ma anche dal mondo civile ecclesiale nazionale. Abbiamo raccolto delle testimonianze, abbiamo confezionato a tempo di record una edizione straordinaria per voi, affinché possiate conservare il ricordo tangibile su carta del vescovo di emerito di Ivrea. Ricordiamo che i funerali, dove si prevede tanta partecipazione martedì, saranno trasmessi in diretta sui canali social del Risveglio Popolare. Quindi addio a Monsignor Luigi Bettazzi, a voi buona lettura, buon approfondimento di quello che è stato il ministero del vescovo Bettazzi in questa diocesi e che troverete nella edizione straordinaria di martedì, senza dimenticare che l'edizione normale del giovedì uscirà regolarmente, ma domani ovviamente non perdete questa edizione straordinaria. Grazie e buona lettura a tutti.